un fascio. Parte il putel. Beh, era abbastanza stimolante l'idea. Allora ho deciso di scrivere una poesia. A dire la verità, è venuta, poi l'ho scritta e poi ho deciso di dargliela. Diciamo, la sequenza è stata questa. Non tradurremo niente. Più avanti ci saranno anche lingue un po' più complesse della mia, sicuramente, anche quella di Robert. Però ho pensato di lasciare ad ognuno anche solo poche parole, se capite anche solo poche parole va bene, non voglio modificare quel che è il colore della lingua per fare una traduzione, quindi cercate di capire. La poesia è una lettera immaginaria che un ragazzo che andava al fronte ha scritto alla sua mamma, a sua mamma. 28 luglio 1914. Ciao mamma. E arrivam pe fel de carta na comanda con sun stempel cognonar via sui scarpazzi che me chiama la morusa. Che su scritt che se rifudo non la mi vorrà pu ben e podria serarmi via par spararmi della schiena. A contartela dal buon. Non me l'era mai intagliata d'estu amor con una furesta che d'entrata la me volmì. Manca al teppi careter, la gascrit bruta putana con una storia quasi stessa, la voltorse il Dreancael. Già par quel, fon la valise e on l'impressa a farla fora che la sappa che noi altri, nel basan l'amor, col cor, digheltia la me putata, che non l'eran profumata, ma che l'ha portata a nom con un stuzzen sottambrac. Ne vedrei in un destidì, giusto il tempo di dirgen doi, te saluto parentanti, dagen bas la mia oselite. Il fascista in noi vorrebbe un mondo migliore, senza toccare il proprio. Bene, ripartiamo.